Ciao a tutti amici, bentornati nel mio Let's Play Pet Clinic Cats and Dogs. Possiamo continuare la nostra storia. Bene, possiamo continuare la nostra avventura nelle vesti di una veterinaria. Nello scorso episodio abbiamo sbloccato il bagnetto per animali. Speriamo di poterlo utilizzare. Dice di aprire tutte le strutture. Ok, andiamo a vedere cosa c'è da aprire. Eccolo qua. Il punto, il bagnetto di cui vi parlavo. Ok, vediamo un po' chi sarà il nostro primo paziente. Un bel gattone, vediamo un po' se possiamo fare un bel bagnetto, lo scopriremo subito. E Cleo, negli ultimi tempi il mio amore sembra sempre giù di corda, anche il pelo è meno lucido del solito, cosa c'è che non va? Niente, niente bagnetto, quindi io direi che continuo a curare un po' di animaletti e non appena c'è qualche novità ricomincerò con la registrazione. Intanto inizio a coccolare Cleo. Bene amici, sono andata avanti con il gioco, ho curato tantissimi animali, per ora ancora niente bagnetto, però ho guadagnato abbastanza soldi per migliorare la farmacia. Vediamo un po'. Ok, quindi facciamo finire i lavori e nel frattempo vi posso rivelare che sono arrivati almeno 4 animali terrorizzati dopo essere stati curati da Jess alla Vet SPA. Quindi il mistero si infittisce e speriamo di scoprire presto il perché di questo terrore. Per ora chiudo la clinica e continuo ad andare avanti di livello. Vedete, qui sono altri 2 dei cucciolotti che abbiamo curato. Diamo un bel adorabile a Teddy, che poverino era quello che appunto vi stavo, uno dei cuccioli terrorizzato da Jess alla Vet SPA. Possiamo andare a vedere qual è l'upgrade della farmacia? Oh, molto bella, sì sì. Quindi magari potremmo utilizzare delle nuove cure per curare i nostri amici animali. Vediamo tra l'altro se possiamo... sì, possiamo mettere un quadro, però dobbiamo sbloccarne perché questi qua li ho già appesi. Ok, quindi continuo con la speranza di riprendere la registrazione. Adesso faccio una piccola pausa, ovviamente, la registrazione quando magari mi faranno utilizzare nuove cure, oppure finalmente quello che più sto aspettando è di fare il bagnetto a qualche amico animale. Ok. Così a prima vista questo cagnolino mi sembra sporco, che ne dite? Sarà la prima volta che facciamo il bagnetto? Diamo un occhio. Direi proprio di sì, finalmente. Oh, ti accarezzo lo stesso, anche se sei veramente tutto sporco. E direi che sei già bello felice. Quindi possiamo iniziare. Ok, vediamo un po'.
si può iniziare a fare il bagnetto, guardate. Allora, quindi prendiamo, bisogna tenere premuto per far uscire l'acqua, ok, e lo sciacquiamo ben bene. Che ne dite, vi piace questo bagnetto? Ma dalla faccia non mi sembra molto felice, perché ci sono dei cagnolini che amano l'acqua e altri no. Ok, possiamo appoggiare. E adesso una bella spugna piena di sapone. Eh sì, dobbiamo insaponarti proprio tutto. Io adoro fare il bagnetto ai cagnolini. Ecco qua. Di nuovo, ora risciacquiamo. Bene, bene. Questo bellissimo cagnolino. Ruotiamo e ancora. Ecco qua. Adesso ti asciugo con questo bellissimo asciugamano. Guarda come sei bello. Anche dietro. Aiuto, qui a lato, qui in faccia, qua sotto, sotto al pancino, sulle zampine. Guardate che carino. Ok, possiamo appoggiare anche l'asciugamano. Ok, a parte la prima doccina, direi che è andato bene. Era, d'altronde era il primo bagnetto. E aveva bisogno di un bel bagno, Mel, la bellissima cagnolina di Asher. Bellissima, ma guarda come sei bella nel bagnetto. Ora tutta pulita e profumata, guardate come sembra dire, guardate come sono bella adesso. Ok, quindi Mel, la stellina di Asher, che è un bellissimo corgi, uno dei miei cani preferiti, può andare a casa. Ciao bellissima! Anche Mel è un nome che mi piace tantissimo. Oh, speriamo che arrivi un altro bagnetto, mi è piaciuto troppo. Il bagnetto a un gatto sarebbe bellissimo. I gatti quando fanno il bagnetto sono davvero buffi. Niente, no, il nostro tesorino inciampa spesso, quindi si sarà fatto male a una zampina oppure avrà le unghie lunghe lunghe. Secondo voi? Io direi unghie lunghe. Ho visto il disegno della zampetta. Andiamo subito a verificare dopo un bel po' di coccoline questo bellissimo gatto. Ok. Oh, guardate, sono tutti attratti dall'area esterna. Qui c'è sempre il mio nonnino, chissà quando potrò parlargli. Sali pure. E come immaginavo, le unghie lunghissime. Andiamo un po'. Ops, ho mancato di nuovo. Oh, aiuto, partiamo da qui allora. Qui è andata meglio. Ora qui. No, ok. Ancora due unghie lunghissime. Perfetto. Questo punto invece non riesco proprio. Oh, era ora. Perfetta, ora non inciamperai più. Controllate regolarmente le unghie della zampa anteriore sinistra di Loli. Che bella gatta! Ciao! Puoi andare. Dimettiamo.
la bellissima gattina Loli. Ciao! E andiamo avanti con il gioco. Possiamo aprire ancora dei regali. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Delle donazioni. Un fiore giallo, molto bello. E diamo un occhio. Cosa ancora dobbiamo fare? Dobbiamo ancora raccogliere monete. Quindi, amici, io continuo con i livelli per poi scoprire insieme a voi la continuazione della storia e l'evoluzione della clinica. Ok, amici, ricomincio la registrazione perché abbiamo un altro bagnetto da fare, perché ho intravisto, ecco, un beagle, eccolo qui, che si chiama King, e dice: la mia stellina non sembra stare bene, sembra piuttosto sporca. Esatto, Ethan, è proprio da lavare, si vede tantissimo. Però devo per forza accarezzarla, anche se è tutta sporca di fango, perché sennò non si fida di me, non si farà visitare. Molto bello questo Beagle King, ha l'aspetto davvero simpatico. E chissà che pasticcione deve aver fatto, una bella rotolata in una pozzanghera di fango sicuramente. Vediamo un po'. Se così può bastare, appena vedo la linea dell'affetto, vediamo se me la fanno vedere. No, ok, addirittura pancino all'aria, direi che possiamo iniziare. Esatto, iniziamo. Andiamo, King. Sali pure e iniziamo i controlli. Teniamo premuto. Ok, giriamo un po' dall'altro lato. Ok, vediamo un po' di me. Ecco qua. Perfetto. Posiamo. Io direi che è semplice la diagnosi. Sei tutto sporco, quindi andiamo a fare un bel bagnetto. Allora, vediamo un po' di prendere una valutazione migliore. Quindi, laviamo da questo lato tutto King, sotto zampine, poi giro e ti lavo da quest'altra parte tutto quanto, zampine, pancino. Ok, poi ti giro qua dietro e la testolina anche. Ok, è andata meglio. La spugna, che adesso è la cosa che preferisco perché si riempiono di sapone, di bolle, guardate che bello. Tutti i cani bellissimi questi del bagnetto, prima il corgi, adesso il beagle, che animali meravigliosi. E adesso si sciacqua. Vai King, togliamo tutte le bolle, da qui, da sotto, questa zampina, ora di là, ti ruoto e di nuovo qui. Oh, guarda, ecco, guarda come sei bello già adesso. Adesso asciughiamo questo bel cucciolino. Piano piano, le orecchie molto importanti, le zampine, il pancino, il faccino, tutto qui, guarda che bello, qua e qui, e anche dietro la codina. Alla perfezione ti ho asciugato, King. È andata bene. Aveva bisogno di un bel bagno.
Bellissimo, guarda come sei tutto profumato, splendente. E mi sembri anche parecchio felice, quindi direi che a King il bagnetto è piaciuto un sacco. Ciao! Con gli occhi a cuoricino, direi che l'ho trattato proprio bene. Ciao King, torna a trovarmi! Ok! Vediamo un po', sono arrivati altri regali e ancora monete devo raccogliere, quindi continuo a lavorare. Ok amici, siamo saliti di livello e finalmente nonno Henry ci parla e ci dice: sapevate che è anche possibile risparmiare sulle spese dei medicinali per i vermi e per le pulci? Basta usare dell'aglio, è utile anche contro le zecche. Nonno, non so. Non amano il sapore dell'aglio. Nonno, l'aglio è velenoso per gli animali, può causare anemia. Dottor Henry, utilizziamo un rimedio biologico molto efficace contro pulci, zecche e vermi. In tal caso, vado ad annaffiare le piante, visto che nessuno si occupa di loro. Oh oh, il nonno ci ha fatto una critica velata dicendo che non diamo da bere alle piante. Purtroppo è vero, nonnino, ero presa da curare tantissimi animali. Bene, sono contenta, abbiamo anche parlato con il nonnino oggi, quindi siamo saliti di livello. Ora siamo a livello 11. Abbiamo fatto ben due bagnetti, abbiamo sbloccato il nonno che ci parla, ci dà consigli, e quindi direi che vi do appuntamento al prossimo episodio con la speranza di scoprire finalmente perché i cani, soprattutto i cani, finora in effetti non i gatti, escono terrorizzati dalla Vet SPA. Vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale e di continuare a seguirci se vi piace la nostra compagnia. Ciao amici, alla prossima!